Ora darei la parola a Valentina Leonelli, che ci parlerà del simbolo del nuraghe. Grazie, ringrazio innanzitutto i curatori di questo convegno, Fulvia Lo Schiavo e Mauro Perra e tutti gli organizzatori. Bene, anch'io devo fare una premessa, citerò spesso me stessa, non lo sottolineerò comunque, perché sono già 22 anni dal mio primo contributo sui modelli di nuraghi, e ben 10 anni dalla pubblicazione del volume Simbolo di un simbolo, curato anche con Franco Campus. Che cos'è il modello di nuraghe? Ora, modello in realtà è una rappresentazione. È una rappresentazione di un modello mentale che si tenta di rendere il più possibile vicino alla realtà. Infatti, come disse Florensky nel 77, quanto più è realistica la riproduzione di un soggetto, tanto più rappresenta un vero simbolo. Diventa essa stessa simbolo ed è inscindibile dalla realtà che rappresenta. Quindi, mi ripeto, icona, totem, perché chiaramente è il simbolo del simbolo, della civiltà nuragica, e appunto, leggete, il totem è un nome, un emblema, è un simbolo, è la bandiera, è, nel caso, è insieme simbolo del Dio e della società. Agire sul modello mentale, sulla rappresentazione, è come agire sul soggetto da esso rappresentato. Ecco perché il modello viene rispettato, amato e venerato. L'emblema totemico è l'espressione dell'unità sociale, rappresenta l'autodeterminazione della forza collettiva. Pertanto, un gruppo sociale può assicurarsi stabilità se vengono garantiti sentimenti di adesione collettiva attraverso i riti civili o religiosi, tra virgolette, vengono garantiti sentimenti sociali. Pertanto, il modello di nuraghe è associabile al concetto di potere. Questo lo dissi ben 10 anni fa. Il gruppo dominante che appartenga alla sfera politica, a quella religiosa, quella sacrale, può giovarsi di questo emblema, di questo totem, di questa bandiera per assicurarsi la stabilità. Ecco, questo è lo strumento politico. Questa è ancora, ci sono appunto nuovi rinvenimenti, ma è ancora la base di quello che è la distribuzione dei modelli di nuraghe in Sardegna. Una 50ina di località diverse, soprattutto complessi cultuali. Non li chiamo santuari federali, dovremmo chiamarli complessi cultuali federali. Il culto, come ho già detto, può essere appunto politico, tra virgolette, sociale e sacrale. Ricordiamoci il culto della bandiera adesso. Questa è una nota e cara rappresentazione proprio del nuraghe a Rubio, una delle primissime rappresentazioni virtuali del nuraghe a Rubio. Ci tenevo a ricordarla perché è frutto soprattutto della mente di Fulvia Lo Schiavo e dei suoi collaboratori dell'epoca. Stiamo parlando degli inizi del 2000, del nuovo millennio. Praticamente la rappresentazione del nuraghe, ossia modello, detto tra noi, è
simile alle nostre ricostruzioni virtuali. Eccole qua, quelle che conosciamo ormai tutti. Non mi soffermerò perché li conosciamo veramente. Olmedo, Tireddu, in bronzo. E poi, ecco, cominciamo sulle navicelle, quel piccolo simbolo che appunto fa parte dell'albero maestro, con la raffigurazione della parte superiore, della sommità dei nuraghi, del terrazzo, quello che noi non vediamo mai. Anche questo lo vediamo nella navicella bronza dal tomba del Duce di Vetulonia, perché chiaramente il simbolo ripetuto costantemente in un certo periodo della civiltà nuragica viene poi donato e oltrepassa il mare. Quindi lo troviamo anche in molte parti del continente, come a Vetulonia soprattutto. Ancora il simbolo su bottoni bronzi, in questo caso ancora da Vetulonia. Su piccolissimi oggetti, addirittura su lisciatoi, e è riconoscibile anche su parti di vaso. Ma vorrei porre l'attenzione invece su qualcosa che non è un dono, un'offerta, ma è veramente, come dire, un simulacro, come lo chiamai appunto ben 10 anni fa. E i modelli simulacro. In questo caso ci troviamo praticamente in qualcosa di completamente diverso, perché questa è parte di una struttura. Lo abbiamo a Sarcois Foros, a Villa Grande Estrisa e a Sagarcaredda. Poi ci sono appunto, tipologicamente parlando, questi modelli vasca, perché in realtà sono delle vasche, molto probabilmente in associazione all'utilizzo di arredi per il vino, per la lavorazione del vino, quindi è chiaro che sono una sorta di torchi. L'esempio più noto è questo di Sumolino di Villanova Franca, e questa è la parte superiore, su Monte di Sorradile, mancherebbe la parte superiore del nuraghe, anche qui Monte Zara di Monastir, visibile la parte superiore con l'elemento che serve per far defluire il liquido, e ancora dal Tempio a Megono di Orconale di Norbello. Riprodotto in piccolissime dimensioni, ancora una volta, questo tipo di modello vasca, in questo piccolissimo appunto oggetto dal complesso culturale di Abini Tedi. Ecco il focus sui modelli simulacro in pietra, che si rinvengono, come sappiamo tutti, in particolare in quelle che noi chiamiamo capanne, ossia strutture delle riunioni, delle assemblee, perché molto spesso troviamo dei banconi sedili al centro su una struttura circolare, appunto il modello. Questo è il caso conosciutissimo di Palmavera di Alghero, all'interno dell'antemurale. Un altro modello simile appunto a Sunuragi, della capanna 80 di Sunuragi di Barumini. Notate appunto la stilizzazione dei mensoloni, il terrazzo e in alcuni casi come questo la copertura di quello che poteva essere il vano scala di accesso alla parte superiore, il cupolato. Punta Eunossi e Giorrè. Notate al centro, in questo caso al centro della struttura circolare con bancone, appunto un elemento circolare che doveva quasi sicuramente
sostenere il modello. Predio-Canopoli a Perfugas, non sto a indicare la quantità di modelli all'interno di uno o più complessi, in alcuni casi abbiamo, come questo di Predio-Canopoli, più modelli di nuraghe, parti superiori chiaramente. Questo è la zona di Cabras, ancora nuraghe Piscu. Da una delle capanne del Sant'Antine, ecco, si può notare una differenziazione dimensionale, ossia ci sono i grandi modelli, direi quasi fissi, su strutture circolari all'interno di grandi capanne o appunto vicino a templi a pozzo, a pozzi sacri, e poi delle riproduzioni di modelli di dimensioni inferiori, intorno ai 15-20 centimetri per quanto riguarda la circonferenza della sommità. Perché quello che è importante in questo mio studio che sto effettuando è la circonferenza della sommità del modello di nuraghe. Non è importante la lunghezza del fusto o l'ampiezza del fusto, bensì la circonferenza della sommità. Quindi in alcune strutture, come appunto al nuraghe Piscu o una capanna che sicuramente doveva essere importante all'interno del villaggio del Sant'Antine, ecco che troviamo modelli simulacro di dimensioni inferiori e non per questo meno importanti. Però direi anche alla Rubio, all'interno della Torre D, le stesse più o meno dimensioni tra appunto i 15 centimetri del diametro della sommità della torre. Ancora, nella mia classificazione tipologica di 10 anni fa, suddividevo appunto questi modelli simulacro appunto tra quelli con la parte superiore pressoché piatta e quelli che invece presentavano dei fori per l'innesto appunto di offerte in bronzo. Questo è il caso di Noragugume, è il caso di Sarquis Porus, è il caso di uno dei modelli dal pozzo di Genoni Sant'Antine, mentre si notano delle somiglianze stilistiche tra alcuni modelli che cominciano ad avere invece delle decorazioni importanti, come ad esempio la Santa Vittoria di Serri o dalla nuraghe Tuppedili. Chiaramente questa è una disamina che non è completa, perché altrimenti dovremmo veramente realizzare un altro volume con tutti i materiali. Ancora nella classificazione i modelli bacino, molto interessanti, perché cosa c'è nella parte superiore? In questo caso c'è una concavità. Notiamo appunto la raffigurazione dei mensoloni con questi semplici tratti paralleli tra di loro, che possono essere più o meno incisi, più o meno profondi. Quelle le mensole, nella parte superiore una concavità. Lo notiamo a Serra Niedda di Sorso, lo notiamo in questo bellissimo modello dalla capanna, che in realtà non è una vera e propria capanna, è un edificio, perché dobbiamo cominciare a distinguere. Si tratta di edifici circolari, ma sono edifici. Il termine capanna è veramente molto generico ormai. Da Santa Anastasia di Sardara, ecco qui la possibile posizione originaria, sempre al centro, su una struttura circolare. Ancora da un altro modello dal pozzo
presso il pozzo di Genoni Sant'Antine, ancora dal Nuraghelosa, questo è uno in realtà, lo vediamo però appunto la concavità della, nella parte alta, e anche un altro dall'altro del pozzo sacro C di Mazzani di Vallermosa. Poi ecco che compaiono, ma non stiamo parlando di una differenziazione cronologica, i nuraghi, modelli di nuraghi a quadrilobato. Nel caso di Riuso, San Sperato, non è questo, qui c'è cioè un errore, un refuso. Dal pozzo sacro di Irru, Nulvi, che ne ha anche un altro, Paoli Craghi di San Vero Milis, è una, solo una porzione, ma si riconosce. E poi cominciamo ad avere altri tipi di modelli decisamente più articolati, che sono quelli con le figure umane. In questo caso si potrebbe riconoscere forse nella figura molto consunta appunto un pugilatore con la, che sorregge il, lo scudo. L'impressionante modello da Serra e Saraus di San Vero Milis, che ha delle proporzioni spaventose, perché in questo caso siamo nella la circonferenza di circa 95 centimetri, il diametro di 95 centimetri, e si può notare la figura umana con accanto un bovide. E quello conosciutissimo di Cannevaduoso Monteprama, perché è lì, con la figura umana che sembra appunto quasi tentare di arrampicarsi sulla cortina del trilobato. Le raffigurazioni sono soprattutto monotorre e quadrilobato. In un caso siamo di fronte a un trilobato, è questo, e forse da Serri un cosiddetto binato. I nuraghi binati sono tipici del Sarcidano, sono una torre più grande che è raccordata attraverso una, appunto una cortina, a una torre di dimensioni inferiori, tipica del Sarcidano, e questo è proveniente da Serri. Ecco, questa è una foto, un particolare della, del modello di nuraghe trilobato da Cannevaduoso Monteprama. E poi, visto che ultimamente di Monteprama non si è più parlato, lo sa Alessandro Sai qui presente, ahimè, i modelli di nuraghe da Monteprama non possiamo neanche più forse quantificarli, perché sono veramente moltissimi, e di tipologie differenti, sebbene rientrino nella classificazione che avevo proposto 10 anni fa. Questi sono dei monotorre, perché in realtà non sembrerebbe, non sembrerebbero esserci a motivo di considerarli complessi. Sono invece dei monotorre particolari, perché le dimensioni sono notevoli, sono un diametro di circa 60 centimetri e sono tra i più grandi in assoluto. Gli unici sono proprio quelli di San Vero Milis, che sono veramente notevoli come dimensioni. E in monotorre di Monteprama si attestano intorno ai 60 centimetri di diametro, con decorazioni che sono ricorrenti, sono queste, in particolare lo chevron e il tratto verticale. La particolarità di questi monotorre è il fatto di essere componibili, come i Lego d'altronde. Lo vediamo in questo unico modello monotorre con sommità quadrangolare, quindi dobbiamo forse immaginarci, chissà se i terrazzi davvero tutti circolari o magari
se è una raffigurazione di qualcosa di reale, possiamo anche ipotizzare un terrazzo quadrangolare. I monotorri di Monteprama componibili, ecco, avevano nella parte inferiore del fusto questo elemento quadrangolare che si andava a innestare appunto con la parte inferiore, come vedete dalle immagini. Un nuovo modello che appunto è stato pubblicato di recente da Luisanna Usai, però purtroppo non conosciamo la provenienza, appunto è stato ricevuto a Macomer, è decisamente notevole come dimensioni. Ecco, notate, non abbiamo le dimensioni precise, però sicuramente superava il metro di diametro. Ugualmente il modello rinvenuto da Stiglitz su Conventu supera il metro. Ecco, le eccezioni sono proprio queste, gli ultimi rinvenimenti, quindi la parte superiore, stiamo parlando sempre del diametro della sommità, va dai 90 ai 105 centimetri. Comprendendo anche l'altro con la raffigurazione umana e bovina. Quindi al momento sono tre che superano il metro, gli altri sono riconducibili a un range, una raggio dimensionale dai 40 ai 60 per i modelli più grandi. Questo è un altro modello sempre da Monteprama che Monteprama ancora una volta raccoglie tutti i tipi che poi si rinvengono in tutto il resto della Sardegna e poi i quadrilobati. Anche per quanto riguarda i quadrilobati abbiamo una differenziazione nella realizzazione, monolitici, circa 1,40 l'altezza, con una media di 30 centimetri il diametro della sommità della torre centrale. Queste sono le torricelle laterali, quindi monolitiche, un unico blocco, e modulari, appunto, con torri, con la sommità, appunto, il famoso capitello, la sommità, che è collegata alla parte del fusto attraverso un'anima di piombo. Al momento solo Monteprama, solo Monteprama. Abbiamo dei modelli molto simili nei dintorni dell'area, nel Sinis, San Manenzio di Nuraghi, e poi passiamo a quello che ancora è ancora un unicum per Monteprama, e che negli ultimi tempi ha trovato appunto una diffusione interna, diciamo, perché dallo studio dal 2007 al 2012 su i modelli polilobati, così chiamati, con questa mia idea di posizionare una guglia, così l'avevo chiamata nel 2012-2014, al centro delle cortine rettilinee, quindi come fosse una semicortina, semitorre, nel 2014 con gli scavi in realtà si è manifestata realmente, quindi l'ipotesi era giusta. E questi modelli appunto sono aumentati di numero, i modelli polilobati. Addirittura dobbiamo contare, io non so, Alessandro sai sicuramente molti di più, però almeno altri tre trovati dal 2014 in poi. È molto interessante questo tipo di modello. Perché non è una rappresentazione ideale,
Molto probabilmente, secondo me, è solo esclusivamente la raffigurazione di semitorri tra una cortina e l'altra. Queste semitorri erano in effetti, rimane sempre un'ipotesi, è una suggestione, ma potevano essere appunto coperte da un tetto, che è la cosiddetta guglia. Ecco, questo è uno degli ultimi tratti appunto da internet. Per finire, torniamo all'origine, perché tutto è iniziato con il modello di nuraghe dai Tireddu, e la rappresentazione di cosa, quindi? È la rappresentazione di un nuraghe, quindi sede molto probabilmente di... il luogo del sociale, del politico, no? E il vuoto, cioè il contrasto in effetti tra pieno e vuoto, terra, cielo, perché accanto al nuraghe c'è questa struttura rettangolare che molto probabilmente è da considerarsi non... scusate, volevo andare indietro, non riesco, non una semplice capanna rettangolare, ma molto probabilmente veramente un luogo di culto. Indietro non riesco ad andare, comunque lo abbiamo presente tutti quanti. Il tramite chiaramente è la raffigurazione di ben tre uccelli che nella appunto la figurazione protostorica sono il tramite tra cielo e terra, tra quello che può essere la sfera del sovrannaturale e la terra. E quindi nel caso del modello di Tireddu, unico nel suo genere, abbiamo appunto questa caratteristica, la duplicità, ossia due soggetti, nuraghe e edificio rettangolare. Due simboli, appunto terreno e certamente ultraterreno nel senso di sacro, e una duplicità, potere politico e potere del sacro. Grazie. Grazie.